Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi torno con un video molto particolare che era tantissimo tempo che non facevo, ovvero un haul. Infatti ho deciso di farvi vedere tutto quello che ho comprato nella mia vacanza in Irlanda. Sono stata in Irlanda a marzo per una settimana ed ero con la mia famiglia, il maritino e il fidanzato di una delle mie due sorelle, quindi eravamo numerosi, un bel gruppetto. La vacanza l'avevamo regalata ai miei genitori per Natale, perché appunto uno dei grandi desideri dei miei genitori è sempre stato quello di andare in vacanza tutti insieme. Chiaramente noi stiamo crescendo, siamo cresciute, quindi io chiaramente mi sono sposata, vivo col maritino e le mie sorelle sono grandi, sono fidanzate, quindi anche loro le vacanze le fanno in autonomia e quindi abbiamo deciso di fargli questo regalo perché sapevamo quanto fosse grande il loro desiderio di fare un viaggio tutti insieme. È stata probabilmente una delle vacanze più belle della mia vita, veramente una cosa che, cioè, io vi giuro, il giorno dopo quando sono tornata a casa mi veniva da piangere perché non potevo credere che la settimana fosse già finita. Noi siamo atterrati a Dublino, però non siamo rimasti lì, abbiamo preso una macchina a noleggio e siamo andati a Galway, dove avevamo l'albergo, e poi da lì in macchina ogni giorno ci spostavamo a nord e a sud, comunque sulla costa ovest, per visitare vari luoghi. Abbiamo visitato veramente dei posti splendidi e io ho filmato, quindi avrei un vlog da mostrarvi, o meglio, credo che ne farei o due o tre per non farli troppo lunghi, in cui anche vi racconto che cosa abbiamo visto, insomma tutto quello che abbiamo fatto. In realtà purtroppo ho ripreso con una fotocamera che non era proprio la migliore, perché non volevo portarmi questa con la quale sto filmando perché è troppo grande e pesante, quindi mi sono portata proprio la classica videocamera, ecco. Però una volta arrivata a casa e visionati i filmati non sono proprio di ottima qualità, quindi sto valutando se farveli vedere o no, nel senso che sì, sono belli, sì, si vede tutto eccetera, però non so, mi piacerebbe avere una qualità migliore. Infatti a brevissimo comprerò finalmente una fotocamera che faccia dei video di ottima qualità, ecco. Fatto sta, comunque fatemi sapere se vi potrebbe interessare, perché i posti che abbiamo visto sono splendidi. Farvi viaggiare con me in Irlanda sicuramente vi farà venire voglia di visitare questo splendido paese. Noi abbiamo apprezzato tutto, dai paesaggi ai posti visitati alle persone gentili, sorridenti, disponibili. Veramente non abbiamo mai trovato un posto più accogliente di quello. Un tempo incantevole, perché anche se passavamo delle giornate in cui attraversavamo da pioggia e grandine a sole, tutti questi cambiamenti rendevano comunque il paesaggio e ciò che vedevamo con i nostri occhi di una bellezza unica. I colori che sono in questi prati sono qualcosa che non riusciamo a vedere in Italia, nonostante anche l'Italia sia un bellissimo paese. Quindi io ho veramente amato tutto di quello che abbiamo visto. È stata una vacanza splendida, splendida, quindi se state pensando a un posto dove andare, andate in Irlanda. Comunque queste sono le cose che io ho comprato durante la mia vacanza. Per prima cosa vi faccio vedere queste, che sono delle tovagliette per la colazione, comunque insomma per pranzare eccetera. Io ho preso questa fantasia, ecco, a fiori, perché si adattava bene anche allo stile della mia casa, anche se in realtà si trovavano un po' con tutte le fantasie anche un po' più turistiche, quindi con le pecore oppure con i paesaggi irlandesi eccetera. Perché ho deciso di prendere queste tovagliette? Perché in Irlanda, dato che noi non siamo mai andati in posti tipo McDonald's, ecco, eravamo sempre in pub o ristoranti a mangiare, e non c'è l'usanza, perlomeno in questi posti, di utilizzare la tovaglia. E in alcuni di questi però sul tavolo venivano posate queste tovagliette, che sono praticamente di sughero, rigide, che si lavano benissimo, chiaramente bastano a spugnate e sono pronte, e io ho deciso di prendere perché appunto sono un po' una caratteristica degli irlandesi. Le fantasie, come avete visto, sono diverse per ognuna di queste e io le uso tutte le mattine per fare colazione. Seconda cosa comprata in Irlanda, e che in realtà mi ha comprato il maritino, è questa bellissima tazza con scritto Ireland, ed è praticamente, come vedete, insomma sembra che ci sia
un maglione, ecco, per capirsi, comunque di quelli tipo fatti ai ferri, ecco, tanto che sul davanti ha proprio tre bottoncini, verde come è il tipico colore irlandese con insomma la sua greca sia esterna che interna. È una tazza meravigliosa, tanto che ho deciso di acquistare a breve una di quelle credenze che hanno praticamente, sono da appendere alla parete e hanno dei ganci sulla parte bassa, in modo da poterci appendere tutte le tazze più belle che ho, perché mi scoccia questa tenerla sempre chiusa in un armadietto, e l'amo, è bellissima. Oltretutto, chiaramente anche questo ricorda i numerosissimi maglioni di lana, perché chiaramente la lana è uno degli elementi più utilizzati lì, essendoci le pecore, e che venivano venduti appunto nei negozi, avevano dei prezzi esorbitanti, non ho potuto comprare niente, vabbè, ho la tazza che me lo ricorda. Ricollegandoci sempre alla tazza, ho acquistato tre di queste scatoline di tè, insomma, ve le faccio vedere una per una. Allora, ho preso queste tè perché avevano un'offerta particolare, se ne acquista di tre comunque. Qui c'è scritto The Connemara Kitchen, quindi comunque eravamo nella zona del Connemara, se qualcuno di voi si rende conto più o meno delle zone dell'Irlanda. Questo è un pure green tea, quindi un tè verde. Poi ho preso questo che era Irish Breakfast Tea, quindi un tè per la colazione, e infine questo che è Irish Afternoon Tea, quindi un tè per il pomeriggio. Io sono una amante dei tè, li bevo in continuazione, li bevo a colazione, li bevo appunto da pomeriggio, a volte anche dopo cena. E questi chiaramente sono in foglie, quindi li utilizzi, non sono, ecco, a bustine, ecco, come dire, e niente. Sono ottimi, hanno un profumo intensissimo, sono tè irlandesi, quindi mi è sembrato il caso di comprarli. Altro acquisto fatto non tanto irlandese è stato questo quaderno. Avevo bisogno di un quaderno perché sto, in realtà lo scoprirete il prossimo mese, comunque sto facendo delle letture un po' particolari che mi portano anche a prendere degli appunti e a scrivere cose su di me, quasi come fosse un diario, e quindi ho deciso di acquistare un quaderno lì. In una delle librerie in cui sono andata c'era anche il reparto cartoleria e ho trovato questo. Il quaderno è a righe e niente, mi piaceva moltissimo, perché non soltanto, a parte l'elastico, perché io i quaderni se no in borsa mi si rovinano tutti perché mi si aprono, e poi mi piaceva moltissimo la fantasia, insomma io quando sento la primavera ho bisogno di vedere fiori ovunque, e quindi ho preso questo. Sempre in una libreria ho anche trovato questa spilla, questa piccola spilla. Ora voi sicuramente non la leggerete, non la avvicino perché altrimenti non mette a fuoco, comunque c'è scritto future author, quindi futuro scrittore, e basta, questa è l'unica anticipazione che vi do. C'è un motivo per cui ho preso questa spilla, ovviamente sarà anche semplice arrivarci, comunque fatto sta che l'ho trovata proprio adattissima a me, quindi me la sono presa e l'ho attaccata sulla mia borsa. Ho comprato poi due segnalibri, il primo che vi faccio vedere non l'ho neppure staccato dalla confezione perché aspettavo di fare questo video, ed è un segnalibro in metallo come vedete, e c'è il quadrifoglio. Ho deciso di prenderlo in metallo perché mi durano di più, perché ovviamente i segnalibri, io perlomeno non so come mai, comunque quando li uso piano piano mi si rovinano, invece questo sarà praticamente eterno. E poi ovviamente era molto tipico irlandese il fatto che avesse questi quadrifogli che poi si trovano praticamente ovunque. Il secondo segnalibro invece è questo, che è di semplice cartone, c'è scritto Ireland all'inizio e vabbè c'è un disegno di uno dei tipici paesaggi irlandesi con un pastore e le sue pecore, ma la cosa bella di questo segnalibro è il fatto che ha la calamita, quindi di quelli che appunto la pagina va qui nel mezzo e quella calamita poi si unisce e fa in modo che il segnalibro non si sposti. È utilissimo, io penso che questi segnalibri, questi con la calamita, siano quelli migliori in assoluto, perché non c'è mai il rischio che anche con i libri in borsa in una posizione particolare, magari con la costola su, ecco, il segnalibro non scende mai perché la calamita lo tiene fermo, quindi è stato l'acquisto migliore sicuramente. Infine ovviamente non potevano mancare due libri, perché sono stati in due librerie e entrambi ho acquistato un libro. Purtroppo io ho tanti libri in inglese, ma mamma mia, non riesco mai a trovare il tempo di leggerli, perché poi va a finire che leggo due libri contemporaneamente, oppure un periodo in cui non ho tanto tempo di leggere in inglese perché chiaramente vado un po' più lenta, e poi ho bisogno di avere sempre il cellulare a portata di mano per cercare le parole che non conosco, quindi va a finire che ancora ne ho tre o quattro da leggere qui in casa. Comunque ho scelto The One Memory of Flora Banks di Emily Barr,
edizione Penguin a 9,99€, come vedete da questo osceno bollino che dovrò togliere. Mi sono fatta consigliare per quanto riguardava il libro, perché di solito, insomma, quando entro in una libreria straniera chiedo sempre, insomma, gli spiego che io il mio inglese chiaramente non è perfetto, non è quello di una madrelingua, e quindi che sto cercando un libro che sia non troppo difficile, quindi di solito vengo indirizzata verso letture di autori moderni che utilizzano un inglese corrente, e soprattutto ecco delle storie magari un po' più semplici, un po' alla Sofia Kinsella, per capirsi, ecco. In questo caso appunto questo titolo mi aveva intrigata perché la storia parla di questa Flora che ha un problema di memoria, quindi lei non ricorda niente giorno per giorno di ciò che gli è accaduto il giorno precedente, fino a che non incontra un ragazzo, lo bacia e quel bacio rimane impresso nella sua memoria. Basta, mi sembrava carino. Io ovviamente mi ho detto, le mie scelte letterarie per quanto riguarda i libri in inglese sono, diciamo, sono dettate soprattutto dal mio livello di inglese, quindi io leggo in inglese soprattutto per tenermi allenata, quindi non sto a cercare queste magari, ecco, sono storie che in italiano non leggerei perché magari mi potrebbero sembrare un po' banali, ma che in inglese invece mi piacciono perché tengono allenato il mio inglese, mi permettono di andare avanti, di capire, e che soprattutto si leggono bene, sono piacevoli. Il secondo libro che ho acquistato, del quale non ho assolutamente letto la trama perché mi ha catturata e ho deciso di procedere con questo, è stato The Library at the Edge of the World. E sotto il sottotitolo è Abbiamo sempre un posto al quale apparteniamo, di Felicity Hayes McCoy, chi lo sa? Comunque la storia, per quello che ho capito, parla di una ragazza che ha un furgoncino di libri che la porta, insomma, in giro per il paese, ecco, più o meno dovrebbe essere una cosa del genere. Il libro è enorme, cioè, guardate, in confronto alla mia testa, comunque tutti i libri, perlomeno quelli che io ho letto delle edizioni inglesi, hanno uno stile proprio diverso da quelli italiani, nel senso che hanno un'interlinea molto più largo, e quindi anche se sono dei libri enormi non è detto che siano anche così tanto lunghi, ecco. Comunque questo mi aveva colpito il titolo, l'ho preso subito, e anche l'altro però mi incuriosisce molto. Ecco qua, questo è quello che io ho comprato in Irlanda, quello che mi sono portata a casa e che mi ricorderà per sempre il magnifico paese che abbiamo visitato. Niente ragazzi, io vi lascio, fatemi sapere come sempre se avete piacere di vedere i miei vlog, e noi ci vediamo prestissimo con un altro video, perché ora che sono tornata sono piena di idee, e soprattutto il fatto che sto chiudendo la libreria mi dà lo spunto per parlare ancora di libri, sia di libri del passato che di libri che arriveranno in futuro. Quindi niente, a presto, ciao!